Ciao a tutti! Abbiamo allestito questo tavolo molto tradizionale in realtà, perché oggi vi invitiamo a cena con noi. Mangeremo, anzi proveremo, una nuova particolare fondue al formaggio. Però noi siamo vegani. Come facciamo? Che alternative abbiamo? Al giorno d'oggi, per fortuna, ci sono molte alternative alla fondue al formaggio. Di questo noi siamo molto molto contenti. Io soprattutto, essendo cresciuto in una famiglia con una nonna della Svizzera francese, per me la fondue al formaggio era più che una tradizione, ma veramente un atto rito. Di sacralità. Un rito, sì. Tutti i sabati a mezzogiorno, da questa stagione qua fino a fine inverno e oltre, con tutti i suoi piccoli riti. Ad esempio c'è chi prima di mettere il formaggio nel caclon strofina il caclon con dell'aglio, chi invece, come la mia nonna, spremeva l'aglio direttamente dentro il formaggio. Questa io non l'avevo mai sentita. Con lo spremiaglio, certo, sì. Fino poi al senso addirittura in cui si gira il pane. Sai cosa mi ricordo? Mi ricordo quando la mamma faceva la fondue, quando è pronta bisogna subito mischiare, sì. Quindi proprio questa cosa, a un certo punto c'era lo stress, perché ok, la fondue è pronta, caclon sul fornello, però adesso ragazzi dovete subito venire a tavola perché bisogna subito girare. Bisogna girare e poi bisognava girare tutti nello stesso senso, che era rigorosamente in senso orario, perché se qualcuno girava in senso antiorario praticamente si disfava la fondue secondo questa traduzione. Noi no, quello proprio non ho mai sentito. Quindi bisognava rigorosamente girare in senso orario. E poi alla fine rimane la crosta, il crouton sul fondo del caclon, e da noi era tradizione che fosse un uomo della famiglia, perché è un lavoro un po' duro, insomma devi prendere questo caclon pesante di terracotta col coltellaccio, dare dei colpi decisi ben assestati con la giusta angolazione per staccare la mamma la crosta. Faceva con la forchetta. E se lo fai con la forchetta però si va in mille pezzettini. Comunque, parlavamo della difficoltà per un vegano di gustarsi una fondue al formaggio. Oggi faremo una recensione di un nuovo prodotto che è uscito sul mercato proprio da qualche settimana. Ti lasciamoci sorprendere. Noi abbiamo già preparato il pane tagliato a tocchetti. E naturalmente per chi non volesse pane con glutine, la migliore alternativa sono le patate. Tradizionalmente accompagnano la raclette più che la fondue, però anche con la fondue ci stanno, e come che ci stanno. Se ad esempio la mia nonna sentisse ciò che stiamo dicendo, le si accapponerebbe la pelle. Sì, sì, no, chiaro. Però se stiamo alla tradizione, c'è un sacco di gente che potrebbe essere davanti al video dire no. Andiamo a preparare la fondue, ma prima ovviamente cheers. Il prodotto è questo qua, si chiama proprio la fondue vegan di New Roots, che è un'azienda che produce prodotti vegani a base di anacardi. Ci sono delle istruzioni in tedesco, in francese e in inglese, purtroppo mancano in italiano. È una preparazione a base di anacardi fermentati, c'è del vino bianco, grasso di cocco, amido, proteine di lievito, estratto di lievito, salgemma e aglio. Non è neanche eccessivamente calorica, considerando la tipologia di ingredienti e i grassi presenti. Questa confezione da 400 grammi l'abbiamo pagata in offerta 10 franchi 95 al posto di credo 11,95. La confezione di 400 grammi presumo sia per due persone, ma rischia di essere un po' pochino considerando che non bisogna aggiungere nient'altro, quindi noi questa sera per due persone utilizzeremo due confezioni. Io sono curioso di vedere se scaldandosi si fonderà un pochettino, se la consistenza diventerà più liquida o no. Beh, spero, perché così. No, chiaro. Così la spalmi sul pane. Così la spalmi sul pane, effettivamente. Ricotta fromage. Runa? Runa, cosa stai facendo lì vicino al pane? Non fare la furbetta, eh? Non si fa. Cosa vuoi mettere? Noce moscata? Sì, eh? No, noce moscata no. Come no? Non si è mai messa la noce moscata? Sì, noi sì. Da noi si metteva assolutamente il pepe e basta. No, la noce moscata, amore, dai, stai scherzando. La noce moscata toglie il suo gusto. Prima di servire, insaporire a piacimento con del pepe, della noce
noce moscata o della paprika. Anche loro hanno scritto questi qua nel sacchetto. Sì, perché saranno svizzeri tedeschi, cosa vuoi che capiscano? Dai, cosa si devo dire? Infatti la mia mamma è svizzera tedesca. E mettere la noce moscata, sì, per l'appunto. Proprio la quantità giusta bisogna mettere, eh. Ma tu hai visto che loro addirittura hanno scritto paprika? Sì, ma la paprika è per la raclette, non è per la fondue. Oh, loro hanno scritto paprika. Secondo me hanno voluto fare una roba che andasse bene un po' per tutti. E anche la paprika più etnica. Più etnica. No, sì. La paprika con la raclette è una cosa che invece abbiamo sempre usato, no? Sì. Sta iniziando a bollire finalmente. Non ci ha messo neanche tanto, 5 minuti al massimo. Pepe, lo mettiamo adesso? No, dopo. Per tutti? Ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Sblocchiamo di latte. Guarda che si sta separando, guarda. Guarda. Interessante questa cosa, eh. Si sta separando. Eh sì, io ho visto che si stava trasformando, guarda. Vabbè, direi di assaggiarlo allora prima che... Cocco. Scocca. Però vedi, se si mescola si rifà su un po', eh. Penitenza, qua penitenza, ragazzi. Recupero. Non è così che funziona, eh. Sì, Ti fottegli e la buttei. Ma a livello organolettico... C'è di gusto? Sì, il gusto è, direi che almeno un 8 su 10. Io la mangio con piacere, cioè questo è buono. Molto buono. È diversa rispetto a quella di Begusto, per certi versi mi sembra molto più simile a una vera fondue nel gusto. E nella consistenza forse quella di Begusto vince. Eh sì, perché quella di Begusto non l'ho mai vista separarsi. Mm-hmm. Comunque direi che abbiamo fatto bene a usare due porzioni, perché... Ah, bravo, sì. Ah, questa te la sì, mangio, cioè, una porzione per due persone era proprio una cosa forse rivestita. Promossa. Sì, promossa, mi soddisfa. Assolutamente. Adesso mangiamo, non ci resta altro che vedere se alla fine farà il mitico crouton. Il crouton c'è. Quindi tra un attimo andremo ad assaggiare pure questo. Golosa di queste cose che se c'era un sacchetto in più l'avrei aggiunto e l'avrei mangiato. Da parte mia direi che sì, sicuramente è buona, molto molto buona. A livello di gusto ci siamo, hanno realizzato un prodotto veramente simile a tutti gli effetti alla fondue di formaggio vera e propria. A differenza della fondue di formaggio vera, come dicevi anche tu, risulta molto meno pesante anche questa. C'è stato questo fenomeno fisico, chimico, per cui già negli ultimi istanti in cui l'abbiamo scaldata sul fornello della cucina la consistenza è cambiata e di fatto è rimasta sempre così anche nel cacchino. Però questo non ha inciso sul sapore, che appunto è buono. Tra l'altro è una cosa importantissima che non abbiamo detto, è un prodotto biologico, e per cui sicuramente è un prodotto che io mi sentirei di consigliare. Bene, con questo direi che chiudiamo perché passiamo al caffè. Non esitate a lasciare un like, i vostri commenti, iscrivervi al canale di Pane Mele Amore su YouTube e anche seguirci su Instagram. Buona serata! Ciao! Vi ringraziamo per aver guardato questo video, se vi è piaciuto vi chiediamo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale ed attivare le notifiche. Ci vediamo domenica prossima per un nuovo video. A presto, ciao ciao!